ragazzi belli, io adesso sto salendo verso il castello di Francavilla di Sicilia. Ebbene, questo è il sentierino che sto percorrendo, mentre il castello è quella cosa, voilà, è lui, che domina tutta la valle dell'Alcantara, perché noi in questo momento ci troviamo effettivamente sulla valle dell'Alcantara. Eccolo, il castello di Francavilla. Noi siamo in questa parte del sentiero che continua e va a scollinare là dietro. E niente. Questo è il panorama che ho alle mie spalle. Già sta iniziando il tramonto. Molto, molto interessante. Tra l'altro, la storia di questo castello è avvolta nel mistero, non si sanno neanche più di tanto le origini. Ci sono dei ritrovamenti attorno al V secolo a.C. che facciano pensare che qui già ci fosse un posto di epoca greca. Poi vi sono altri ritrovamenti all'interno legati al 1200, quindi con l'invasione degli Angioini. Ma non lo so, secondo me io sono totalmente un inesperto, un incapace, quindi io la butto lì. Secondo me è un castello di epoca normanna, perché nel periodo dei Normanni ci sono stati un macello di castelli che sono stati costruiti qui e là per la Sicilia, soprattutto in quest'area della Sicilia, quindi io direi che questo è un castello normanno. Ok, allora siamo arrivati. Tra l'altro ho avuto una fortuna incredibile, perché io non avevo neanche calcolato di andare oggi al castello, ma ho un bellissimo tramonto davanti a me. E allora partiamo dai ruderi, perché alla fine qua si parla di ruderi, non è che parliamo di cose tanto fighe. Vediamo, allora, questo dovrebbe essere un mastio, comunque i resti di una torre. Vediamo qua. Ma che bello qua. Qua c'è una bella vista comunque, su tutta Francavilla di Sicilia. Ci stiamo lasciando questa parte del castello, questo panorama da cartolina, un castiglione di Sicilia e un po', penso, di Mar Tirreno quello, chi lo sa. Allora, vediamo cosa ci offre questo lato interessante del castello. E vabbè, ma non ho parole. Non ho parole, incredibile. Solo che adesso mi devo ingegnare che mi devo arrampicare. Fantastico. Che panorama. Incredibile, veramente. Allora, vediamo se si riesce ad entrare senza ammazzarsi. Perché poi ovviamente ci dobbiamo vedere il tramonto, ma ancora ci sono 10 minuti buoni. Sono 10 minuti ottimi di tempo. Qua c'è un'altra vista interessante. Ok, comunque doveva essere una struttura veramente imponente. Sì, guardate, ci doveva essere anche un ponte levatoio che in arabo si chiamava Alcantara, con assonanza penso ad Alcantara, appunto, che è la valle che c'è qui, solo che sono rimasti qualche è rimasto qualche resto qui e là. Qui io penso proprio di essere vicino a quella che era una torre. Tranquillamente questa era una torre. Ah, e poi lì ovviamente il castello continua con i resti ancora di un'altra torre, ancora di altri edifici. Però già qua il percorso mi sembra poco sicuro, quindi lascerei perdere. Qua, guardate, posso prendere. È incredibile, non ho parole.